Buongiorno. Il bilancio dell'anno in corso è assolutamente soddisfacente per quello che riguarda i nostri obiettivi. L'attività della pediatria si è mantenuta costante e quest'anno abbiamo effettuato all'incirca 2.000 consulenze di pronto soccorso già ad oggi. Per quanto riguarda i ricoveri, ci manteniamo sempre sullo stesso numero di ricoveri. La neonatologia e la terapia intensiva neonatale, invece, che ricordiamo sono l'unico reparto che c'è tra Messina e Palermo, hanno avuto un trend assolutamente sovrapponibile a quello degli altri anni, a differenza di quello che succede invece in tutta Italia, dove c'è una netta riduzione della natalità, che oggi in Sicilia noi siamo ad una riduzione del 10% delle nascite. Noi invece abbiamo mantenuto lo stesso numero di neonati dell'anno precedente. Devo dirle che in questo ultimo mese abbiamo visto anche un incremento del numero dei neonati, e questo è dovuto sicuramente alla centralizzazione qui dei parti dell'ospedale di Sant'Agata Militello, che, come sappiamo, per diversi motivi, per carenze di organico, è da circa un mese, converge qui le sue gravidanze. La nostra attività si svolge attraverso, appunto, la terapia intensiva neonatale e anche attraverso il trasporto dei neonati critici che nascono in altri ospedali e che hanno bisogno di cure intensive. Il servizio di trasporto ha effettuato all'incirca 30 servizi di trasporto, non soltanto dagli ospedali vicini, ma anche dall'ospedale di Sant'Agata, per quello che riguarda i neonati cardiopatici che devono raggiungere Taormina e che vengono dalla provincia di Palermo. E noi ci raccordiamo, appunto, per il trasporto protetto fino all'ospedale di Taormina. Quindi la nostra attività ci lascia assolutamente soddisfatti anche per quest'anno, ripeto, nonostante intorno a noi ci sia una graduale riduzione delle nascite. Perfetto, lei non l'ha voluto dire, lo dico io, si parla già di 900 parti e ecco, e volendo si potrebbe arrivare o sfiorare la soglia dei 1.000, che automaticamente farebbe diventare questo reparto, il reparto di eccellenza. Allora, di eccellenza noi crediamo di garantire già una certa qualità delle cure. Darebbe a questo reparto la possibilità di diventare, nell'ordinamento, come è previsto dal decreto assessoriale, un punto nascita di secondo livello. Quindi, a differenza, diciamo, di quello che è in questo momento, che rimane un punto nascita di primo livello pur avendo una TIM. Il riconoscimento della TIM è legato alle condizioni geografiche particolari di questo territorio. Ricordiamoci che, appunto, da Messina a Palermo non c'è un'altra terapia intensiva, per cui qualunque bambino con necessità di cure intensive dovrebbe o sarebbe costretto a raggiungere le TIN dei centri urbani. Certamente superare 1.000 parti ci consentirebbe di accedere al secondo livello di cure e di avere questo riconoscimento, ma di fatto questo punto nascita, e questo è bene che noi lo diciamo, lavora come punto nascita di secondo livello, perché si fa carico di tutte quelle che sono le gravidanze a rischio del territorio dell'ASP di Messina, che va appunto da Messina Centro a Palermo. Ecco, lei ha accennato così ai prematuri. Ecco, l'altro giorno avete organizzato una bella festa, se vogliamo, e poi e noi come Omni Animus giovedì daremo ampio spazio. Ecco, vorremmo sapere da lei com'è andata e quanti sono queste premature, se sono bambini in crescita. Faccia lei. I prematuri sono solo nostri, nel senso che questo è l'unico punto nascita al di fuori dell'area urbana della città dove nascono bambini pretermine. Noi ogni anno, seguendo le direttive della Società Italiana di Neonatologia, organizziamo questo incontro bellissimo. Il 17 novembre si organizza in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Prematurità.
Quest'anno in particolare abbiamo voluto aderire, anche grazie alla sensibilizzazione dei sindaci dei nostri comuni, dei comuni dei Nebrodi e non solo dei Nebrodi, perché ha partecipato anche il comune di Lipari, a questa iniziativa bellissima, dicevo, Colora il mondo di viola. Il 17 novembre il mondo si colora di viola, si illuminano i monumenti in ricordo e in onore dei bambini prematuri, per sensibilizzare l'opinione pubblica su quelle che sono le problematiche della prematurità e per diffondere in qualche modo la conoscenza su quella che può essere appunto la prevenzione del problema della prematurità. Ricordiamoci che la prematurità ha un'incidenza altissima, un bambino su 10 nasce prematuro, un bambino su 10, certamente non tutti questi bimbi sono dei prematuri estremi, cioè con rischi per la vita e per gli esiti enormi, molti si collocano in un'età gestazionale che è lievemente prima del termine, no? Dalla 24esima alla 38esima settimana di tempo ce n'è tanto, bisogna vedere quando si interrompe il tempo della gestazione, però per noi rivedere questi bambini, vederli crescere, è veramente fonte di grande forza, di grande orgoglio. E ci dà la contezza della qualità del nostro lavoro, perché vedere bimbi in crescita che sono stati ospiti nostri per 2 mesi, 3 mesi, per un tempo che dipendeva dal loro peso alla nascita, dalle problematiche che hanno dovuto affrontare, è veramente un grande momento di gioia. Ringraziamo il Vescovo e Padre Enzo che ci hanno consentito di fare questa grande festa alla co-cattedrale della zona del Contrada San Giovanni. Sì. E ringraziamo naturalmente, questo ci tengo a farlo personalmente, tutti i sindaci che hanno aderito all'iniziativa e non voglio dimenticarne nessuno. Abbiamo preparato per ognuno di loro, diciamo, una lettera di ringraziamento. Però dal sindaco di Patti, Librizzi, Sinagra, Piraino, Brolo, Sant'Angelo di Brolo, San Piero Patti, Montagna Reale, Capo d'Orlando e Naso, e non credo di averne dimenticato nessuno. E speriamo che l'anno prossimo, magari pensandoci un po' di tempo prima, riusciamo ad avere l'adesione di tutti gli altri comuni dei Nebrodi, perché i bambini prematuri non sono di Patti né della Tinne di Patti, sono di tutto questo territorio. Un ringraziamento particolare al sindaco di Lipari, perché è stato tra i primi ad aderire a questa iniziativa, perché noi abbiamo anche i bimbi che vengono dalle isole e che ha voluto anche lui essere partecipe e presente in questo momento bellissimo che ha visto appunto illuminarsi di viola i monumenti più significativi di ogni centro, di ogni paese.